Spucci del cavolo, perché tu parli, già comincia così, pensa quando comincia a parlare. Se riteniamo, no, ci presentiamo brevemente, così ci conosciamo tutti, nomi, cognomi, attività, codice fiscale, partita IVA, no. Casualmente tocca per prima ad Andrea, che non può rifiutarsi. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo appunto Andrea Bertaglio e sto sostituendo Andrea Vico, quindi ho Che scelto è apposta vivo, ma uno che è precisiamo che vivo. Andrea Vico è purtroppo fermo a Torino perché penso ci sia la notte dei ricercatori di cui si occupa di una parte spessona dell'organizzazione e giù la sfiga, scusatemi il termine, vuole che sia lo stesso giorno, non avendo il teletrasporto, diventa complesso. Prego. No, appunto sono scelto uno che si chiamasse allo stesso modo, immagino per risparmiare su quello Assolutamente. che... no, assisterò a pateris, no, parlerò meno, ma io do gomitate e manganellate per spronarvi a Ma lei cosa parlare. fa nella vita? Nella vita faccio cose, vedo gente e tratto quasi prettamente di ambiente, appunto collaboro in particolare col fattoquotidiano.it e ho scritto un libro appunto a proposito di questo discorso per farsi Forse hai pubblicità. portato Me dietro? lo sono portato dietro, Tiralo come? fuori per un minuto per farlo. Vabbè, anche dopo. Si intitola Scorie radioattive, appunto in cui tratto il problema dei rifiuti radioattivi provenienti dalle centrali, ma non solo, e poi il problema, ad esempio, dei poligoni militari, delle basi. L'ho scritto con la collaborazione di Maurizio Pallante, che fa in chiusura di libro appunto una riflessione sul perché abbiamo questo tipo di problemi, ossia il fatto che ci sia una costante inclinazione alla crescita dei consumi anche di energie, quindi nucleare, basi militari per accaparrarsi risorse, quindi il discorso è questo. Niente, mi fa piacere essere qui perché da Ravenna, ieri lo abbiamo cenato, ho visto c'era la via Corrado Ricci, che per me è un po' un mito perché lo ritengo uno dei precursori del giornalismo ambientale. Infatti questo signore 107 anni fa già si opponeva a certi scempi ambientali in Italia, in quella che riteneva lui l'Italietta giolittiana, cioè un paese che stava rischiando di perdere se stesso imitando, diciamo tra virgolette, certe potenze industriali, militari e sacrificando in questo modo l'ambiente e il paesaggio, perché lui era un archeologo. E mi piace anche oggi parlare di ecomafie non perché sia contento del fatto che esistano, ma perché ho una chicca, ho appena fatto un servizio appunto non ancora pubblicato, quindi per il fattoquotidiano.it, su una concentrazione incredibile di discariche nel comune di Montichiari a Brescia, e ho notato in effetti un approccio abbastanza intimidatorio di queste persone quando sono andato a chiedere delle cose anche a loro, quindi Nel penso. senso che Nel senso che ti segnano il nome, ti guardano il nome, ci hanno inseguiti con un camion su sterrato, attaccati alla maglia, delle scene abbastanza da paese non europeo, diciamo, con tutto rispetto perché. Insomma, sì, dopo in privato. Quindi no, No, sono curioso di volevo di avere. no, niente, volevo solo capire se da qua verso questo Sì, no, capito. sono appunto questi gestori di discariche che parleremo più avanti. Discarica E, manager. no, perché hanno 11 discariche in un comune più 3 abusive, situazioni interessanti. Vabbè, la finisco qui e chiedo a voi di presentarvi perché appunto ne conosco solo alcuni e direi che ho parlato anche troppo. In ordine. Allora, io mi chiamo Alessandro De Pascale, lavoro per Terra, che era un quotidiano ambientalista, oggi diventato un mensile, e mi occupo principalmente di ambiente e di ecomafia, criminalità organizzata applicata all'ambiente, perché credo che l'ambiente sia la grande emergenza e la sostenibilità la grande sfida che abbiamo davanti. Forse addirittura dalla rivoluzione industriale in poi la più grande sfida che l'umanità deve porsi, altrimenti non abbiamo futuro. E quindi tento, insomma, per il giornale per il quale lavoro, di seguire le varie tematiche ambientali che possono essere l'inquinamento, la gestione dei rifiuti. Siamo diventati da poco un mensile e tentiamo, insomma, al meglio di seguire quelle che sono le problematiche ambientali. Dica qualcuno senza che facciamo il giro, così diciamo,
anche perché schematico. Anche perché aggiungo una cosa, ho iniziato uno diciamo dei primi giornali in quali ho lavorato è diretto dal qui presente, che si presenta. Do la parola. Grazie. Che si presenta. Va bene. Io mi chiamo Marco Fradoddi e dirigo La Nuova Ecologia, che è uno dei mensili che si occupano di ambiente più antichi in Italia, anzi credo il più antico, perché come La Nuova Ecologia esiste dal 1980, ma le prime uscite con un nome di testata leggermente diverso, semplicemente Ecologia, risalgono ai primi anni del decennio precedente, quindi ha una lunga storia gloriosa, e dal 1996 è il mensile di Legambiente. Questa è la mia professione e il mio impegno. Do la parola a lei. Sono Barbara Bovelacci, e qui lavoro per un ente di formazione di Foglia Cesena che si chiama Tecnem. In particolare qui rappresento un gruppo di lavoro di diversi partner che promuove il progetto che si chiama RAI in carcere, e che di fatto riguarda il recupero e il trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici tramite un'azione di recupero sociale alla legalità di ragazzi e ragazze che vengono dall'esperienza del carcere. E poi saremo un po' più precisi magari durante i lavori. Devo dare la parola a qualcuno? Sì, Antonio Pergolizzi, sono il coordinatore dell'Osservatorio Ambiente Ricadente dell'Ambiente, quindi diciamo un curatore del rapporto con mafia e tutti i dossier che si fanno in tema di legalità ambientale, quindi insomma ogni anno raccontiamo con numeri storie di legalità ambientale. Ho scritto anche un libro, Toxic Hidari, che ha cercato di fare un po' il punto sul sistema criminale dei rifiuti, quindi in un senso non soltanto giudiziario ma anche economico, storico e politico. Mi sono talmente appassionato al tema dei rifiuti che ho fatto anche l'oggetto di un dottorato, sto cercando di seguire, quindi diciamo ho cercato di completare la mia analisi partendo da un quadro giudiziario, cercando di scomodare ogni aspetto del tema, quindi eccoci qua. Do la parola. Io mi chiamo Andrea Azzori, lavoro a Padova, all'ente di bacino Padova 2, è un consorzio di comuni, c'è il comune di Padova e altri 19 comuni della cintura. C'è un problema di smaltimento, comunicazione, ormai una decina d'anni. Passo. Ci conosciamo da tanto. Mario Notaro, editore di Grimmi.it, quotidiano online di ecologia, ambiente e sostenibilità. Parola al mio vicino. Io mi chiamo Gianni Cecchinato, sono direttore del magazine di Ecoarea, società di servizi Green Green Economy, e sono qui come testimone di quello che si può fare dalla parte dell'imprenditoria privata con edifici intelligenti che rispettano l'ambiente. Attraverso la creazione di Ecoarea abbiamo cercato come società e come idea del fondatore e amministratore delegato di Ecoarea, Romano Gurini, di portare una testimonianza in un comune dove oggi, parlo del comune di Coriano, che è provincia di Rimini ai confini con San Marino, dove il 50% degli immobili cominciano a essere vuoti. E c'è questa desolazione di tetti in amianto e c'è un comitato spontaneo. Scusa la domanda, vuoti perché? Vuoti perché? Questo perché? Vuoti perché? Vuoti perché? Perché hanno chiuso l'attività. Ah, ok. E quindi c'è questo abbandono, questo degrado. Cioè, siete in quella, erano in quella area industriale, chiamiamola così, artigianale che stava a cavallo tra la solo house, per capirci. Conosce la superstrada Rimini-San Marino, ha un'idea di dove sto parlando. Adesso si è costituito, tanto per darvi l'ultima notizia, un comitato spontaneo degli imprenditori che sono rimasti, nonostante tutto, attivi e preoccupati dello stato di abbandono, per sollecitare l'amministrazione pubblica a creare dei progetti di smart city. Questo per andare a fare un recupero, e Ecoarea voleva essere, nonostante due anni di lotte, conflitti, discussioni con l'amministrazione pubblica, un edificio a consumo zero, autosufficiente. Quindi anche quando parliamo di edilizia non residenziale si può ottenere qualcosa di positivo per l'ambiente.
per la mia presenza oggi e portare una testimonianza dall'altra parte della realtà dell'ambiente, quello che gli imprenditori che investono qualche milione di euro per dimostrare che è possibile, anche per fare del business, un business sostenibile, equo, e quindi non improntato solo al prendere e derubare l'ambiente. Come si chiama la tua organizzazione? Ecoarea. Il sito è ecoarea.eu. Quindi vi ringrazio dell'invito e qualora qualcuno volesse avere altre informazioni sono qui anche per partecipare al dibattito eventuale che dovrebbe essere dopo, se non ho capito. Io sono il direttore della rivista, ma chiamato all'ultimo momento perché l'amministratore Romano Pugolini, che doveva venire oggi, aveva degli impegni che apriamo ufficialmente il 15 ottobre Expoare, quindi potete capire che sono giorni e momenti di fibrillazione, di azienda che viene fatta e rifatta ogni ora praticamente. Quindi vi ringrazio. Passo la parola. Io sono Veronica Cacciatore, mi occupo di politiche riguardanti i cambiamenti climatici e mi trovate su Twitter come Veronica Clima. Scrivo su alcune riviste online, greennews.info e curiosamente per la Nuova Ecologia. E con alcune altre appassionate di clima, l'anno scorso abbiamo fondato un'associazione che si chiama Italian Climate Network, che è il partner italiano del movimento internazionale 350.org. È la prima volta che partecipo a un incontro di questo genere, per cui spero di contribuire al dibattito su questi temi. In particolare in questo momento un tema che trovo di particolare importanza è quello dei sussidi alle fonti fossili. Su questo magari poi più avanti potremo parlare. Paolo da Cunzi, della cooperativa sociale Gulliver di Forlì. La cooperativa è partner del progetto interprovinciale RAI in carcere. Come diceva Barbara prima, probabilmente quando entreremo nel dettaglio magari spiegheremo un po' di cosa si tratta, cosa sta facendo, cosa spera di fare questo progetto. Passo la parola. Grazie. Mi chiamo Cusin Giorgio, arrivo dalla provincia di Torino, sono un po' al di fuori di questi discorsi, diciamo. Io faccio reflessologia plantare, trattamenti di shiatsu e corsi di stretching legati ai meridiani dell'agopuntura. Ringrazio Gianmaria che mi ha invitato. Io ho scritto questo libro, che non è un libro tecnico, è un libro che mi ho messo in su insieme per portare. È utilizzata la copertina perché se non hai. Si chiama Acqua, Fiume di Vita, ed è un libro dove io ho messo giù delle mie riflessioni, dei miei pensieri legati però a molti argomenti dell'acqua, quindi l'acqua, i numeri, la musica classica, l'idroterapia, varie cose, cioè l'astrologia. E il fine è di raccogliere dei fondi per comprare delle pompe meccaniche per 5 villaggi in Nepal. Una parte di questi soldi va a questa associazione che si chiama Volontari Senza Frontiere, che è sempre dalle mie parti, e a oggi hanno acquistato 28 pompe, quindi questo è il motivo per cui sono qui principalmente. Passo la parola a Orlando. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Orlando Volpe e sono stato invitato qui come, a parte ho accompagnato Giorgio a venire giù, anch'io vengo dalla provincia di Torino, sono stato invitato come uomo della strada, semplicemente non sono un tecnico del settore dell'ambiente come voi. Mi occupo di volontariato, nel senso che tengo corsi per raccogliere fondi per un'associazione che si chiama Vola Onlus, che si occupa di costruire pozzi d'acqua in Etiopia. E quindi ero interessato così a conoscere un attimino quello che si sta muovendo nel mondo dell'ambiente, ed è una curiosità di questo tipo. Roberto Bonafini, faccio parte della redazione di Gazette, che è il settimanale web dedicato all'ambiente e all'energia dal 1999. Grazie per l'invito. Ci siamo dimenticati qualcuno? No. Ok, allora, breve nuova richiesta di risposta alla domanda da organizzativa prima. Andiamo mischiati o ci dividiamo?
affrontiamo i temi. Ma era la divisione Ecomafie? Ecomafie e Farica di l'ambiente. Fare contigo Ecomafie. No, vabbè, allora sentite, facciamo che andare avanti a braccio, perché se no forse allora forse questo è questo. Sì, lo è sostanzialmente. Allora, primo passaggio. Allora, io però cominciamo dai conti, anche perché cioè perlomeno vediamo da lì, poi andiamo avanti. Anche perché fare i conti con l'ambiente è in effetti, diciamola con la parola brutta di pubblicità, il claim di quest'anno qua di Ravenna. Già noi l'anno scorso ne avevamo parlato, direi, in maniera come dire, estremamente un po' diffusa, ecco, non estremamente, perché avevamo parlato di varie cose. Quest'anno direi che stanno succedendo una serie di cose, sia dal punto di vista, allora, un primo passaggio è, l'anno scorso quando ci siamo trovati qua, quella che viene chiamata la crisi, quella che è la crisi economica, era ancora una cosa che stava già cominciando a fare dei discreti danni, però come voi sapete si trattava prevalentemente in quel momento, stiamo parlando del settembre del 2011, di quella che economicamente era una crisi finanziaria, cioè un grosso rimescolone nelle borse. Un anno dopo, ahimè, come sempre succede in questi ambiti, visto che le crisi economiche effettive arrivano un annetto, 6-8 mesi, secondo anche del casino che ha fatto la crisi finanziaria che è arrivata prima, stiamo vivendo la crisi economica. Allora, la crisi economica determina una serie di fattori di cui quello che probabilmente ci interessa di più per quello che stiamo discutendo qua dentro è sostanzialmente una, la viviamo tutti, chi più chi meno, diciamo, difficoltà economica, diciamo, penuria di denaro. Allora, questo potrebbe fare subito pensare che, visto e considerato che quando ci si trova in ristrettezze tante volte non si va per il sottile, questo impongo ulteriori rischi per quanto riguarda le questioni ambientali. E io vado così, entro a gamba tesa, uno degli argomenti che perlomeno io non sono, diciamo, uno che passa, vive seguendo tutte le tematiche ambientali, una buona parte sì, però in questo periodo ad esempio ci siamo trovati di fronte, ne parlavamo giusto ieri sera, ad esempio al caso Taranto, in cui ci troviamo in una condizione in cui c'è un evidente problema che, ahimè, sappiamo tutti, non è che sia saltato fuori tipo fungone adesso, ma era un problemone che ci si portava avanti da tempo. Ci sono vari attori, diciamo gli imprenditori, o chiamiamoli come si pare, c'è la magistratura, c'è lo Stato italiano, ci sono i lavoratori. Allora, intorno a questo problema di fondo, che è di tipo ambientale, tutti stanno, come dire, facendo i conti a modo loro, nel senso che i lavoratori con una condizione direi degna di un abitante di Chernobyl tentano di difendere prevalentemente nella loro posizione, forse non deve essere molto diversa, il loro posto di lavoro, sostenendo la possibilità in tempi brevi, tempi non biblici, di, come dire, rimettere in ordine un impianto che secondo me, io non me ne intendo, però penso che non sia proprio una cosa che si fa in due giorni. C'è l'imprenditore e, diciamo, il management dell'azienda che si è fatto un po' di numeri da un po' di tempo e adesso non ha più neanche, diciamo, quel riconoscimento sociale, o perlomeno non può fare quel che voleva fare prima. C'è la magistratura che sta facendo bene, sta facendo la sua strada. C'è lo Stato che è un po' ondivago, secondo me, poi questo è il mio parere. E poi, scusate, mi ero dimenticato il quinto attore, che non è banale, ci sono i cittadini, che a loro volta in parte coscienti, perché comunque sul territorio da tempo c'erano associazioni, enti, che diavolo, no, che, scusatemi il termine, non vuol declinare come un mio giudizio, rompevano le scatole, però comunque cercavano di far sapere al mondo, o anche solo ai concittadini, che diavolo succedeva. C'erano degli altri concittadini che se ne fregavano di meno. Però, se vogliamo, questa è una piccola palestra che poi oramai è stata opportunamente mediatizzata di quello che vuol dire fare i conti con le tematiche ambientali. La domanda che pongo a voi è, come la pensate, anche specificamente su quello che può capitare in quell'area, però che, ripeto, come
in quanto territorio complesso in cui ci sono vari attori, in quanto territorio complesso che tra l'altro poi banalmente non è completamente sbagliato, anzi, è assolutamente corretto concettualmente il fatto che al di là di quello, c'è, al di là di tutte queste tematiche, c'è anche un interesse, chiamiamolo nazionale, perché poi alla fine della fiera quello stabilimento è sostanzialmente la produzione siderurgica italiana. Europea. Europea, mi consente appunto. Grande quindi, sito. L'acciaio, come dire, è una cosa di cui, che piaccia o che non piaccia, se abbiamo bisogno, anche perché sono domani mattina, per quanto non ci piacciono le automobili e per quanto una nota azienda torinese non ne venda più molte, però l'acciaio serve a fare molte cose, non so. Ecco, la domanda che vi ponevo era cercare di, cosa ne pensate di un contesto del genere, che cosa può succedere, poi tra l'altro aggiungo un particolare. Siamo in un periodo in questo paese e anche in Europa, per se ne volete saperne più, ci sono andati a Madrid un paio di giorni fa, in cui la posizione dell'agente con 3G sta cambiando e anche il modo di agire dell'agente, cioè il prendere coscienza di certe cose e il diventare parte attiva più di quanto fosse stato in passato è una cosa, a me piace molto, però può piacere ad altri, può piacere di meno. Aggiungere ancora un particolare, questo zitto, perché devo passare la palla a voi. E in tutto questo c'è anche un ruolo di cui noi siamo, non lo so, angeli o carnefici, cioè il ruolo dell'informazione, che non è banale su queste tematiche qua, perché un'informazione corretta che piacerebbe a tutti fosse fornita, c'è, non c'è, ci sarà, i giornali è un tema che abbiamo già visto tutti gli anni qua, Marco ormai ci abbiamo tutte le domande, ci parliamo, non troviamo mai una soluzione, ma vabbè lo stesso, cioè il fatto che ci sia l'informazione ambientale che esce o entra in questo video di in cui esce dal come dire, dal radar dell'informazione che io chiamo mainstream, cioè i media vecchi, che vogliono dire, io non sto parlando di tipologia di media, quindi della carta stampata che è più vecchia della TV, che è più vecchia della radio, ma di approccio ai media, cioè dei media, ad esempio i quotidiani italiani, quelli storici, quelli che alla sera quando accendete la tele, di cui alla sera quando accendete la tele si fa la rassegna stampa, ovviamente parlano veramente poco, non con te Marco, con Mario Gisoli, giusto ieri sera dicevamo, Guardian ha aperto più volte quest'anno la prima pagina del giornale su temi, sì, cosa lei fa gli stessi, comunque giornali di stile anglosassone, il Carrera Tribune, esatto, aprono su tematiche ambientali, poi abbiamo sempre altre cose, sono stato cotico giusto. Quindi provaci tu a uscirne fuori perché si è dato troppa roba. Va benissimo, il tema è sicuramente quello fra i più utili per avviare la conversazione, perché hai messo a tema la più grande vertenza ambientale degli ultimi 10 o 20 anni. Buongiorno. Ciao. Dopo ti toccherà presentarti, ma ti diamo la possibilità di respirare. Solo su una cosa vorrei riprendere la tua introduzione, perché mi sembra che tu hai presentato quanto sta avvenendo a Taranto, alludendo all'idea che da una parte ci sono i lavoratori dell'Ilva che cercano di mantenere il posto di lavoro, dall'altra ci sono i cittadini che invece sono preoccupati per la propria salute, dall'altra ancora c'è la proprietà che pensa esclusivamente a come portare avanti la propria impresa. Forse ecco, questa separazione fra cittadini e lavoratori a Taranto non la vedo in maniera così marcata e credo che questo sia un fatto nuovo su cui riflettere rispetto allo scenario che si presenta in questa città tragicamente colpita dalle conseguenze sanitarie di un impianto sul quale si sarebbe dovuto mettere mano molto tempo addietro, senza arrivare alle evidenze epidemiologiche che sono emerse durante questi ultimi tempi, perché c'è una responsabilità nel tempo sul piano politico sulla quale dovremmo riflettere a lungo, perché non si può perpetrare un modello industriale di quel genere con quelle conseguenze fino al momento in cui il giocattolo si rompe. Però quello che voglio dire è che forse la mescola è un po' diversa da quello che abbiamo letto e vissuto anche nel conflitto che stiamo assistendo lì.
credo che ci sia un'area della cittadinanza piuttosto ampia che comprende anche gli stessi lavoratori dell'ILVA, che si è resa conto che quel modello industriale non regge più, non è più adeguato ai tempi, è un modello che fa riferimento ad un'economia che tramonta, perché è un'economia che non fa i conti con l'ambiente, con la salute delle persone. E oggi ci si trova di fronte ad un problema di dimensioni titaniche, perché la riconversione dell'ILVA, che è improrogabile, è urgente riconvertire quel sito industriale, perché il lavoro nella città serve, perché è un indotto di alcune, di qualche decina di migliaia di posti di lavoro col sito industriale, e la città non se ne può privare da un momento all'altro, perché avrebbe, come dire, le conseguenze di una catastrofe naturale, un fatto del genere, sarebbe come se ci fosse una scossa di terremoto, uno tsunami che investisse tanto. È urgente quella riconversione, dicevo, ma a oggi, per farla con la tempistica dell'urgenza, il problema diventa assai difficile da governare, perché se guardiamo agli altri modelli di industria siderurgica che sono diffusi altrove, negli altri paesi europei e non solo, anche in Asia, ci troviamo al cospetto di tecnologie che possono garantire la produzione di acciaio con un impatto ambientale assai minore rispetto a quello che produce l'ILVA. Peraltro, per inciso, l'acciaio è indispensabile per la green economy, non è come il carbone del sulcis di cui la green economy punta a fare a meno. Senza acciaio non si costruiscono i pali eolici, no, per niente, o le biciclette, non solo le automobili. Quindi, a prego. Fianco all'ILVA c'è uno stabilimento che produce pale eoliche. Peraltro. Dunque bisogna garantirsi quella materia prima, anche perché fa parte del bilancio economico del paese, ma anche perché è una materia prima che guarda un'economia per certi versi innovativa. Soltanto che adesso riconvertire quel modello, essendo urgente, ecco, diventa un'operazione anche straordinariamente costosa in un periodo di grave crisi economica, per cui lo Stato non è in grado di investire i miliardi di euro che servirebbero per gestire tutta questa operazione, che comporta quantomeno un rallentamento della produzione e poi a regime un ridimensionamento della produzione di acciaio, perché non è neanche pensabile che l'ILVA di domani abbia la dimensione dell'ILVA di oggi, perché non esiste una tecnologia in grado di produrre con un impatto ambientale inferiore rispetto a quello che ha oggi l'ILVA su quella scala. Estensione lì, su quella scala, appunto la stessa quantità di acciaio. Bisogna pensare a un ridimensionamento della produzione su quel sito e ad una riconversione anche delle persone che lavorano in quell'impianto su settori collaterali rispetto a quello che oggi è l'asse portante dell'economia atlantina. Pensiamo alle bonifiche, per esempio. Quello potrebbe dire Taranto, oltre a continuare a produrre acciaio con una tecnologia a minore impatto e con una dimensione produttiva inferiore, potrebbe diventare un polo d'eccellenza sul tema delle bonifiche industriali, di cui ci sarebbe un gran bisogno, mi sembra, nel paese. La domanda, diciamo, che ci poniamo mentre si ragiona su questi temi: esiste una classe dirigente in grado di gestire con continuità un processo tanto impegnativo? Perché qua si tratta, è un'operazione ambiziosa. È ambiziosa quanto lo era portare il nucleare in Italia, perché era un'operazione sbagliata ma a suo modo ambiziosa, che richiedeva una classe dirigente capace di esprimere continuità su un progetto di lunga durata. Riconvertire l'ILVA è una domanda retorica. Riconvertire l'ILVA ha una dimensione molto simile a quella, perché richiede una classe dirigente non solo politica ma anche imprenditoriale, diciamo, con larghe vedute e con una capacità di esprimersi in continuità nel tempo per gestire un
un processo di questo genere. E il vero problema che abbiamo oggi in Italia, di cui pagano le conseguenze i cittadini di Taranto, che sono anche i lavoratori dell'Ilva, perché io su questa, diciamo, sovrapposizione insisto, la voglio sottolineare, cioè non c'è più una contrapposizione fra ambientalisti e lavoratori, è un, anche questo un fatto che appartiene al passato, c'è una presa di consapevolezza anche da parte del mondo del lavoro, anche nel, da parte insomma anche di certe aree del sindacato, per cui gli interessi sono comuni, l'interesse anche della, dei, dei lavoratori oggi è quello di vedere che le proprie aziende si innovano per guardare un modello industriale adeguato ai tempi, che garantisce lavoro, salute, rispetto dell'ambiente e sostenibilità ambientale ed economica di lungo periodo. Scusa, ma posso dire una cosa? Tu dicevi che non c'è più contrapposizione tra ambiente e lavoratori, e sul caso di Porto Tolle, nel Porto Tolle sai bene che c'è la questione esattamente sì, la riconversione uguale, i lavoratori... Del, del carbone. Il carbone, esatto. Sì, allora lì, lì c'è una contrapposizione, certo, certo. E quella temo che sia difficile da sanare, quella contrapposizione, perché è un caso diverso. Potete spiegarlo a tutti che non state molto interessante, diciamo, la, l'accostamento che proponi. Parliamo una della riga. Vertenza del Sulcis, le miniere del Sulcis che Sulcis da, è da, parola chiave più, più conosciuta. Sì, esatto. Troppo tecnico, basta, certo. Tipo. Prego, scusate. Rovigo, sia conversione. Porto Tolle da un'altra parte. Scusatemi un intervento. Se citiamo Porto Tolle dovremmo non dimenticarci Porto Marghera. Che è ancora... Infatti ieri sera in questa serie siamo subito arrivati a Porto Marghera. È di tradizione, ormai sta diventando un fatto storico, che è il sito per eccellenza dell'inquinamento e della morte. A questo punto, con i decessi legati alla produzione del, del polipropilene, del residuo che è derivato dal petrolio. Quindi dobbiamo tornare indietro negli anni per capire che, mi riaggancio a quello che dicevi, che abbiamo una classe politica dirigente non miope, cieca, perché quel problema di Porto Marghera da quanti anni se ne dibatte e se ne parla, e si fanno anche indagini, tra l'altro, si avviano dei processi che rimangono lettera morta e la gente continua a morire come sta morendo a Taranto. Taranto è arrivato un giudice che ha detto si chiude, tutti a casa. E poi se avessero fatto la stessa cosa a Marghera, forse il problema sarebbe stato forse peggiore di risonanza mediatica che avrebbe creato, perché Porto Marghera vuol dire dar lavoro, io non so adesso, tra diretto e indiretto, tra indotto e principale, a quante migliaia di persone, di famiglie, forse di più della città di Taranto, credo. Che poi vuol dire anche il degrado ambientale di Venezia città storica, Venezia lagunare, perché non dimentichiamoci che la follia dei, degli amministratori fa passare quelle mega strutture turistiche per il bacino di San Marco, però da dietro alla Giudecca passano i le navi porta container e le navi petroliere, quindi a distanza neanche di 800 metri, di un chilometro da piazza San Marco, perché è di Padova lo sa, lo sa meglio di me cosa vuol dire. Cioè, se io vedo entrare questi giganti anche lentamente trainati e dico ah ma non, fanno, non inquinano, ma pensate al movimento d'acqua che creano dalle masse, i volumi, e si sono accorti ad esempio anche del fatto che e gli danni alla i Costa Crociere fanno lo stesso percorso, solo che dobbiamo ringraziare Schettino, perché se no non se ne sarebbe mai accorto nessuno, certo. Gli passavano queste cose altezza più o meno campanile di San Marco, ma sì va bene, sono contento. Uno con motoscavo lì finiva direttamente in groppo una gonda. Domanda, io ve lo dico subito, alla fine però dobbiamo uscire dal muro del pianto, nel senso che mi rendo conto che siamo in un, come dire, in una situazione non allegra, potevo usare dei termini più coloriti, siamo anche però ragionevolmente delle persone che devono guardare avanti, ok? E alla fine la domanda che dovremmo, a cui dovremmo rispondere perlomeno in maniera non compiuta, faremo un famoso documento sul tema, è che cosa si può fare di concreto, perché in effetti, non solo io sono andato a cercare l'acqua, ad esempio Andrea si parlava ieri appunto di questi temi e lui, se vuoi parlarne brevemente, può portarci il caso che ha vissuto, non perché abbia fatto il minatore da giovane, anche perché giovane, ma in quanto ha vissuto nella zona di Lavur, dove in effetti
i nostri simpatici staranno sulle palle finché vogliamo i tedeschi perché sono ricchi, perché eccetera eccetera, però sono ricchi non perché sono particolarmente fortunelli, anche un po', ma perché sono anche gente avveduta, gente che ha uno stato che programma, gente che forse sono sicuramente, anzi no, forse, sono sicuramente più onesti di noi, o perlomeno più legali, più disciplinati. Sì, beh, è un discorso complesso, vasto, appunto. Io ho fatto un'esperienza di qualche mese in un centro del Wuppertal Institute, quindi in quella zona di mondo, ho avuto modo di conoscere abbastanza bene i tedeschi, che con tutti i loro difetti e i loro problemi, anche, che hanno anche loro, però hanno uno... Conosci talmente bene che la compagna tedesca, quasi 10 anni, quindi ho modo quotidianamente di fare un parallelo tra le due realtà. Io non ritengo da italiano che i tedeschi siano necessariamente meglio, però hanno in effetti un senso civico, diciamo, che banalmente una mentalità diversa che li porta adesso ad aver fatto delle scelte che li fa avere meno problemi. E riguardo a tutti questi discorsi, appunto, è già stato detto, noi stiamo vivendo le conseguenze di decenni di politiche cieche, appunto. Ma la mia domanda, visto che la Ruhr, che era una zona che altro che Sulcis, è stata in gran parte riconvertita, perché la Germania ha ancora, è un caso particolare di paese in cui c'è l'high tech, c'è questa forma di new economy, ma c'è anche ancora l'industria pesante, insomma, con la manifatturiera, quindi è un caso particolare in cui c'è questa combinazione. La mia domanda è, al di là delle differenze di mentalità e tutto il resto, che cosa porta alla cecità dei nostri amministratori? Quindi, appunto, quello che diceva Vittorio, come possiamo adesso comportarci prima di trovarci fuori tempo massimo? L'italiano non è il tedesco, con tutti i pro e i contro, però cosa si fa adesso? E la mia domanda, appunto, provocatoria, soprattutto per chi si occupa di comunicazione ambientale qua, è anche, sì, più o meno, cioè la maggior parte, è anche un compito nostro. Se Vittorio prima citava l'era Trivium, cioè il fatto che io quando scrivo magari di ambiente e a fine agosto dico che c'è il minimo, i ghiacci artici sono il minimo storico, che ci sono 1000 minatori intrappolati in una miniera del Cile, cose oggettivamente importanti, però viene sempre dato più spazio a cosa ha detto Casini, Berlusconi. È un problema di provincialismo dell'Italia a livello politico e informativo, quindi o è proprio, quindi è una scelta politica o di un direttore di testata, o è il pubblico italiano che chiede questo? Quindi perché ci troviamo adesso ad avere più problemi parlando dei, cioè, paragonandoci di chiede di più le primarie americane piuttosto che questi temi? Il pubblico, il lettore chiede di più di sapere delle primarie americane. Ma magari è un sistema di distrazione di massa, si chiama, casa mia. Quindi, ma da dove parte secondo voi? E poi, appunto, concludendo il discorso della Germania, una volta che sono chiare le differenze di mentalità e di tutto il resto, possiamo almeno imitare quello che c'è già al di là delle Alpi? Ma ripeto, non perché siano necessariamente meglio, però. Io adesso concludo. C'era il doppio di gente da Daverio rispetto al giudice il giorno prima. Ed è perché è un nome famoso. Insomma. Con tutto il rispetto, si parlava di mafia, era la sala era metà impegnata. Certo, il discorso della riconversione, tenendo sempre le fila del discorso, anch'io adesso sono milanese, magari si sente, ma abito in Piemonte e anch'io vedo un po' più da vicino, a parte la questione Val di Susa, magari parliamo dopo, che che lì è interessante, ma la questione della riconversione Fiat. Il signor Marchione 3 anni fa diceva dobbiamo riconvertire gli stabilimenti anche di Termini Imerese, non necessariamente di Torino, però non sappiamo per fare cosa, quando 40 anni fa un signore che si chiama Mario Palazzetti ha inventato il primo microcogeneratore di energia al mondo. Comunque, insomma, il signor Marchione se lo potrebbe far spiegare dalla Renault per fare cosa, visto che portano sul mercato italiano l'auto elettrica. E noi abbiamo un'azienda automobilistica che questo scenario non è stato capace di vederlo e adesso una crisi. Quindi cioè, per riprendere e chiudere il discorso di prima, anche per diciamo cogliere la sollecitazione sul Sulcis, la chiave di lettura per il futuro dell'Italia sta nella capacità di programmare l'innovazione.
e non arrivare al momento. Ma come possiamo fare? Diciamo, posso fare una domanda cronologica? Allora, sì, te la faccio a te, ma chi se ne intende di queste cose seriamente, quindi non ho quindi non anche pure per poi faccio uno sempre molto di zero. Allora, in Italia siamo al tempo zero 2012, casino di Taranto. I tedeschi, immagino che avendo visto Lungo un po' di anni fa, hanno cominciato a perdere le ragioni economiche, cioè la non economicità di fare azienda siderurgica in paesi occidentali, se ne saranno accorti quanti anni fa? 20 anni fa, perfetto. Quindi abbiamo solo 20 anni e mezzo di ritardo, ok, e quindi poi hanno iniziato a lavorare per la riconversione, diciamo in quell'ordine di grandezza, e hanno portato a termine i primi risultati 10 anni fa. No, chiedo una domanda, più o meno come scala dei tempi. Quindi noi sostanzialmente abbiamo una media di, era solo per fare due conti, abbiamo una media di 20 anni di ritardo sullo cioè noi potevamo pensare 20 anni fa, come dire, sbatterci il naso 20 anni fa e adesso saremmo stati, andiamo avanti, 7 anni già su un progetto operativo che facesse qualcosa, premesso che siamo più lenti a fare le cose dei tedeschi, tante ragioni, ok, tanto per solo dare due numeri. Una cosa che abbiamo fatto prima dei tedeschi, cioè, che cosa? Nel 40 ci siamo, cioè noi quando abbiamo, ci siamo agganciati ai tedeschi abbiamo combinato dei guai. Però siamo imitato loro, sì, però, scusate, quando abbiamo imitato il conto energia è andato benissimo. Ultimamente l'Unione Europea va bene. Senti, comunque la sollecitazione. Una piccolissima cosa che può fare. Due giorni fa c'era un film di Almodovar, non mi ricordo quale, dove c'era esattamente questa battuta sulla come si comporta una giovane coppia tedesca, e la ritraeva intorno a un tavolo grigi come a pensare alla pensione e a fare il piano, e la giovane coppia spagnola a ballare in modo lascivo il tango nei locali notturni. Questo forse è anche un problema di cultura, come dire, protestante, cioè sì, poi è molto, molto stereotipata la cosa. Io, sì, cioè, chiaro, poi entriamo, chiaro, io ho visto perché gli ubriaconi tedeschi. Però non c'è una infatti risposta. No, no, guarda che perché non l'hai visto, cioè, c'è la scena della pubblicità in mezzo, spettacolare, come ha posto nel film. Bisogna, credo che sia Todos le Chicas del Mondo, la ragazza del gruppo, una cosa del genere. E fa Pepi, Lucy, Boom e la Sotra Chicas del Mondo. Ecco. Abbiamo una, concentrazione di esperti di Almodóvar qua dentro che fa paura. Sì, prego. A proposito di ubriaconi, io chiedo bene, perché la sollecitazione che veniva dai Gazzette su Porto Tolle nulla ha a che vedere geograficamente col Sulcis, perché ieri sera abbiamo bevuto una birra a luna di notte e quindi ancora ne pago le conseguenze. Però il tema, diciamo, rimane coerente, perché a Porto Tolle c'è un'ipotesi di riconversione della centrale Enel, attualmente ad olio, ad olimulsion, che dovrebbe essere riconvertita a carbone. Anche lì c'è un conflitto fra lavoratori e ambientalisti, un conflitto aperto, così come c'è un conflitto aperto sempre sul carbone nel Sulcis Iglesiente fra lavoratori e ambientalisti, che guardano evidentemente a modelli economici e di lavoro diversi. Le due cose stanno, anche se diciamo, avevo confuso sempre, come dire, di modelli energetici che fanno riferimento al secolo passato, parliamo. Quindi quando ci sono conflitti di questo genere, la carta che bisogna giocare è quella di un modello energetico innovativo che risolve anche i problemi del lavoro, perché ai lavoratori bisogna dare una risposta. Aggiungo e la una risposta cosa la dà la capacità di programmare l'innovazione e di spostare in avanti il modello energetico ed economico verso la sostenibilità. Infilo però la parola mafie, anche perché bisogna ricordare che se andiamo nel Taranto, purtroppo, non so se qualcuno di voi è pugliese di origine italiana, ahimè, la Puglia ha la sua mafia, come dire, denominazione di origine controllata, la Sacra Corona Unita, che quindi può fare almeno un paio di cosette nella mia mente. Uno, prendere a soldo gente che non trova più lavoro, purtroppo questa è una realtà. Due, andare a mettere il naso in qualsiasi attività, direi, di engineering che possa capitare sul territorio, e quindi ci infiliamo già subito un po' di mafia.
Scusate, volevo solo aggiungere la, infilarci la mafia e cominciamo a fare un po' di casino. Ok, si era arrivati prima a parlare, ahimè, siamo tutti sensibili dal punto di vista odontoiatrico a questo problema dei nostri, della nostra classe dirigente. Una domanda che butto lì è, noi abbiamo avuto per un breve periodo, non voglio fare polemiche di tipo politico, cerco di fare un po' di cronologie, anche all'interno del nostro Parlamento, un partito, chiamiamolo Verde, poi ha avuto della storia un po' complessa. Gli attuali nostri politici o politicanti, come si pongono rispetto a questi temi, non dico di breve periodo, ma io dico di lungo periodo, cioè della programmazione di quello che è la strategica sia dell'economia, da un certo punto di vista, che però oramai è sempre più mischiata con la programmazione strategica di quelle che sono le tematiche ambientali. L'altro approccio è, e lì la butto un po' così proprio da giornalista cacciarone, sono meglio i partiti o sono meglio i tecnici che sono arrivati adesso? Posso dire una cosa? Assolutamente sì. Poi c'è l'uomo della strada che ci interessa un casino. Allora, io parlo non da tecnico, quindi io non ho le conoscenze che avete voi, io la guardo diciamo da un punto di vista parallelo, se vogliamo, comunque che va forse a completare, questo è il mio punto di vista. A me sembra che manchi molto la parola rispetto, in senso generale, ma nel microscopico, cioè proprio nelle cose di base, che può essere una mancanza a livello di cultura, a livello di scuola, cioè non viene insegnato, non viene trasmesso dai genitori. Scusa, a me, bellissimo, ma rispetto per cosa? Ci stavo arrivando. Ah, ok. Per me il rispetto è a 360 gradi, però comincia dalle piccole cose, cioè se io non lo faccio nei confronti di chi mi è vicino, proprio il mio vicino, che può essere lui, chi ho di fronte, non si può espandere. Per esempio il parcheggio, se io parcheggio a mio comodo, quindi la macchina la metto, che un altro, quello che è dietro di me o quello davanti a me, poi non può uscire, io rallento il fluire del tutto, o non faccio attenzione, io vedo sovente gente che parla di certe cose e poi butta la cartaccia per terra, butta le cicche per terra. Io credo che questo vada di pari passo, o forse un po' indietro, non lo so, comunque per me di pari passo con il resto, con tutti i discorsi che sono venuti fuori qui, perché sono altrettanto importanti. Cioè ognuno deve fare un pezzo. Scusa, secondo me, con il discorso dei tedeschi, in tutti i loro difetti, l'origine dei nostri problemi è questo. Non vedere questo fregarsene di chi è. Ma è un'origine antropologica, cioè parliamo proprio di. È un'origine culturale. Adesso qua entriamo nel mio, che invece, nonostante mi permette di parlare di robe magari più tecniche, la laurea sono in sociologia, quindi con il mio pane. E vivendo in altri appunto paesi come la Germania, ho visto che nasce secondo me proprio da questo. Antropologica, storica, poi dovuta alle. Hanno fatto la riforma, hanno preso le cose e le hanno sbattute. Io credo che se guardiamo queste cose piccole, poi forse abbiamo più occhi per guardare anche quelle più grandi, più eclatanti, quindi contribuire in maniera più marcata, più forte nella cercare una soluzione per le cose che riguardano tutti insieme, come può essere l'IVA, può essere tutti i discorsi che sono venuti fuori qui, però secondo me bisogna guardare già anche nel quotidiano, proprio nelle cose che facciamo tutti i giorni. Poi dal punto di vista poi facciamo un'altra mini presentazione per chi arriva. Dal punto di vista culturale trovo che ci sia anche un altro fattore tutto italiano che adesso è molto evidente, che è una rassegnazione, poi una rassegnazione a quello che ci accade e che non ci dà anche in qualche modo la forza di cercare anche di trovare altre soluzioni. Tra l'altro questa cosa secondo me diventa anche uno schiacciamento poi dei giovani, perché da quando siamo nati a noi ci viene detto che dobbiamo stare qui nel nostro posto, che dobbiamo rispettare le gerarchie. Tu pensi che sia quella la causa, ti spiego. Una mia amica italiana che da anni vive a Londra, nell'ultimo periodo ha seguito tutti i movimenti che sono venuti sulla piazza di Londra, di indignati in versione inglese. E ella si indignava perché non ci indigniamo, tema interessante. Ok, tu dici che è proprio una cosa anche lì antropologica, come direbbe Marco? Ma io penso che da una parte il pesce non sa che cosa vuol dire acqua,
cioè che noi magari Antip. Non ci rendiamo ben conto di quanto possa essere grave questa situazione finché non andiamo all'estero. Cioè io ho scoperto veramente quanto è grave la situazione qua rispecchiandomi negli occhi dei miei amici quando dei miei amici stranieri quando gli racconto le cose. Ho visto alcuni documentari sull'Italia ad Amsterdam con alcuni amici ed erano assolutamente allibiti di quello che succede qua. E mi sono resa conto che io non mi indignavo sufficientemente di fronte ad alcune cose a cui ormai mi ero assuefatta. E poi sì, trovo comunque molto che ci sia. Allora, in questa scusate, se sono troppo domandoso, ditemelo perché io ho questo vizio, quindi non vorrei essere freno alla discussione. Però il problema è, ok, noi è vero, cioè non devo dire dal pensiero, devo fare delle domande. Noi siamo abituati troppe volte non a reagire, cioè a dare per scontate delle cose che non sono scontate, a dare per giuste delle cose che sono illegali. Anche vi chiedo, come modesto italiano, perché? Hai la tua idea? Posso. No, perché non ti sei ancora presentato. Sì, prima di parlare, mi sono Alessandra Ferrategoli, mi occupo di comunicazione rete. Ciao Alessandra. Ciao. Lei abita molto lontano. Io sì, quartiere accanto. E questo è il motivo per cui sono arrivata tardi stamattina, perché mi sono molto indignata per una cosa. In Germania non sarebbe successo. In Germania non sarebbe successo. Adesso lo vogliamo sapere. È tratta proprio, e mi faccio a quello che diceva lui prima, di come siamo disabituati nel quotidiano a prassi sensate e ecologiche, in senso lato, ma soprattutto intelligenti, e come le persone o non si indignano più perché tanto ne hanno viste tante, perché, oppure non sanno bene che cosa fare. All'inizio di quest'anno, quando c'è stata l'emergenza nera, qua Ravenna è stato un casino terribile, 10 giorni di chiusure scuole, comunicate all'ultimissimo momento in maniera totalmente demenziale. Quest'anno qualcuno ha pensato, facciamola meglio, così che ieri io ho trovato nella cartella di mio figlio l'ennesima circolare di carta, perché tutto a scuola passa per le fotocopie. La scuola sembra non essere in grado di capire che l'80% dei genitori è in grado benissimo di leggere la posta elettronica, quindi potrebbero risparmiarsi l'80% della carta. Anche perché non hanno più soldi per la carta. Anche perché dopo ci chiedono i soldi per le fotocopie, quindi io mi sono stufata di dare i soldi. Noi facciamo un outsourcing con le famiglie. Mi sono stufata, tra l'altro, quest'anno, prima di questa circolare, c'era stata quella che ci chiedeva di ridire per il secondo anno di seguito, mio figlio fa la seconda elementare, chi è che è abilitato ad andare a prendere i bambini, e di riconsegnare le fotocopie dei documenti di identità degli stessi. Ora io mi rifiuto di farlo perché un ente pubblico non mi può chiedere due volte un'informazione di cui è già in possesso, quindi loro le carte d'identità, dei nomi, le hanno già tutte, io non gliele ridò. Poi se un giorno non danno il figlio al nonno, vado là e li spacco. Scusate, ma sono un po' detta proprio la digital strada che stai facendo, potrebbe essere arrestata come terrorista. Bene, ieri ci è arrivata questa circolare data 20 settembre, consegnata il 27, dove l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ravenna ci dice: quest'anno, se volete, in caso di chiusure straordinarie, vi avvisiamo con un SMS. Vabbè, è già qualcosa. Costa un pochino di più dell'email, però almeno ci arriva. Ci dovete comunicare un numero di cellulare per famiglia a cui possiamo inviare questo SMS entro il 29 di settembre. Dico, oggi è il 27, grazie che ce l'avete detto, dato che abbiamo 2 giorni. Non c'è scritto come dobbiamo dirglielo. Io, ingenua, dico, vabbè Guido, scrivi il numero di cellulare della mamma e ricordati domani di darla alla maestra. Stamattina vado a scuola, all'ultimo momento, perché è sempre in ritardo, e dagli altri genitori, quelli che arrivano prima di me, sono bravi, chiedono le robe, scopro che no, assolutamente non si può. Per comunicare il numero di cellulare dobbiamo andare alla segreteria del comprensivo scolastico, cioè in un'altra scuola, o di persona, sì, 1500 alunni, 3 scuole elementari e una media, capito? Perché è ovvio che c'è sempre una mamma che non c'ha niente da fare, quindi può andare a fare un po' di fila, oppure telefonare, che
entro il 29 di settembre, noto, cioè entro domani. Quindi vi immaginate le linee telefoniche della segreteria intasate con qualcuno che dice per telefono il suo numero a qualcuno che lo scrive su un pezzo di carta e che poi dopo passerà le prossime giornate a. Allora io dico, tutto questo è completamente disecologico, ma è stupido, è profondamente stupido, è un enorme spreco di risorse. Le risorse intellettuali sono anche, qui permettere di sottolineare. Intellettuali, di tempo, di energia, la gente che si sposta, la gente che chiama, tutta sta carta che gira e che finisce al macero. Basta, io sono stufa, mi faccio obiezione di coscienza a queste prassi idiote. E la faccio, voglio dire, anche non solamente arrabbiandomi, ma anche se necessario, chiamatemi, c'è qualcosa da fare, lo faccio. Cioè noi quest'anno siamo in una classe dove i bambini non possono, fanno la ricreazione seduti perché non c'è spazio per muoversi, dei bambini delle elementari la ricreazione seduti. Quindi, e sai qual è il paradosso? Che alla fine di tutto questo ci saranno le proprie imbalzi. Sì, ecco, allora io avete bisogno che venga a fare dei lavori di manutenzione della scuola, ci vado un pomeriggio alla settimana, se un altro genitore non ci vuole andare non mi interessa, io ci sono, però io sono stufa che l'incompetenza e l'incapacità di pensare un pochino oltre e di usare delle soluzioni, che vuol dire non ci vuole una laurea in ingegneria, perché quattro genitori fuori dalla scuola avevamo 10 soluzioni maggiori, genitori, appunto, tutti imbestialiti, perché siamo tutti, cioè non c'è bisogno di essere un esperto di strategia rete, di comunicazione, non siamo mai in rete, non si per organizzarci, certo, cioè noi a livello di classe ci organizziamo perché comunichiamo fra di noi in un modo un pochino più intelligente di quello che la istituzione suppone. Possiamo anche farlo, io penso. La libera scuola è un po' interessante. Io invece volevo provare a rispondere alla sua domanda sulla classe dirigente. Cioè, ovviamente, cioè, secondo me le chiavi sono due, cioè la riconversione e quindi un nuovo modello di sviluppo improntato sulla sostenibilità, e poi bisogna insomma chiudere i conti col passato. Marco accennava alle bonifiche. E una classe dirigente che dal 98, perché Taranto è la punta di un iceberg, sostanzialmente uno dei siti di interesse nazionale, uno dei 57 siti di interesse nazionale da bonificare, e parliamo del 3% del territorio nazionale inquinato. Si nominava prima anche Porto Marghera, Bagnoli, insomma ce ne sono 57 che sono stati individuati nel 98 e che lo Stato dovrebbe bonificare, sono territori in cui vivono 9 milioni di persone. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, dal 95 al 2002 ci sono stati 10.000 morti in queste aree, le bonifiche sono praticamente pari a zero dal 98 ad oggi. E lì non c'è da ragionare su quale modello di sviluppo, su come riconvertire, lì c'è da agire. Questa è la risposta sulla classe dirigente. Sì, cioè, dal 98 ad oggi non è stato fatto praticamente nulla. Ci vivono 9 milioni di persone. Ma come fai a agire se oggi Clini dice che non c'è un'emergenza sanitaria a Taranto? Questi sono quelli che dovrebbero agire. Una dichiarazione importante questa. Scusate, se mi inserisco con un qualcosa che è a latere. Io ho letto l'intervento di Rutelli all'ultimo convegno che ha fatto dell'Appia, ne parlo di 15 giorni fa neanche, impostato sulla green economy. Termini come comprensione, rispetto, lo usa solo in forma eufemistica. È un intervento che non ha fatto lui, si capisce, l'ha fatto proprio. Quello che mi rodeva nel cervello era: con quale coraggio dobbiamo accettare una proposta di linea politica di un partito che, al di là di quello che ha fatto e di quello che abbiamo scoperto, cassa non cassa di soldi, ma al di là di tutto, con quale coraggio dobbiamo accettare una proposta che nasce senza una visione programmatica, senza delle indicazioni su quello che si può fare sostanzialmente? È un po' un elogio a armiamoci e partite, sostanzialmente. Allora io mi domando, ma il problema culturale, quindi ritornando al discorso di cosa si può fare,
più che agire, non solo agire sulla, sui siti da bonificare con delle azioni intelligenti, facendo rete tra imprese, perché se aspettiamo i soldi dello Stato, i nostri soldi che non abbiamo, perché noi siamo lo Stato, i nostri soldi che non abbiamo in tasca, non partiremo mai a fare qualcosa. Però io credo che facendo rete tra imprenditori, dal car sharing, piuttosto che la bonifica dell'amianto, dei propri capannoni, siano dei primi passi concreti per, primo, creare cultura. Perché prendete per esempio un manovale che lavora in edilizia e che debba fare lavorare in un cantiere dove il progettista e il committente vogliono una costruzione in bioedilizia, che mi taglia il polistirolo come se fosse perché gli hanno detto di far così, ma te lo sai, per esempio, il materiale isolante per isolare le fondamenta a quale altezza e quali misure deve avere? No, non lo sa. Cioè, parliamo dai fatti concreti, che sono per me sono questi. Fare cultura dalla base, insegnando per esempio come si usano i materiali in edilizia. Noi passiamo l'80%, il 90% della nostra giornata in ambienti confinati. Le patologie alle vie respiratorie nascono da qualità indoor. L'ISDE lo dice, però il Ministero della Salute lo tiene nascosto. Noi abbiamo dei problemi di abitabilità che fa paura. Poi se assommiamo questo ai consumi energetici del patrimonio immobiliare, allora il punto di arrivare a dire cosa si può fare per un Ilva, un Porto Marghera, un Sursis. Non dico che il cittadino rassegnato dice non si può fare niente. Perché? Perché non è mai stato abituato ed educato a ragionare sui dispendi. Quanta gente sa che per lavarsi i denti non serve tenere il rubinetto aperto? Veramente, anche per farsi la barba. Cioè, anche per farsi la barba, voglio dire, piccole cose del quotidiano. Specialmente con il rasoio elettrico. Provate a chiedere quanto uno tiene aperto il rubinetto quando si fa la barba o si lava i denti. Al conoscente, l'amico, il fratello, il cugino. Cioè, cominciamo, secondo me, a fare rete facendo informazione spicciola, poi non arriveremo, secondo me, scusa, è finito e concludo, non arriveremo a avere un problema di comunicazione dei media, perché anche i giornalisti, e quindi mi metto dentro anch'io, come tutti noi, dovremmo metterci dentro, dovremmo fare un atto di contrizione, soprattutto nel dire quanto siamo propensi a portare le esperienze che abbiamo trovato in altri su quello che si può fare partendo dalle piccole cose. Può sembrare una ripetizione banale, pedante, che nausea alla fine, però se andiamo a vedere i picchi di ascolto di trasmissioni dove si parla di le cose pratiche per risparmiare energia, i picchi di ascolto sono alti perché danno dei suggerimenti pratici, cioè come cambiare le lampadine e non trovarci che al supermercato non vengono più le lampadine a filamento. Perché? Mi sento tirato in ballo. Quindi io però per questo tavolo voglio dire una cosa: secondo me l'informazione di tutti e due i termini in questo tavolo è ben rappresentata. Piuttosto di questo che sta facendo carico Marco è quella mainstream, diciamo più tradizionale, che manca. Sono i grandi quotidiani e sono le televisioni dei primi 8 canali, 7 canali, beh, il settimo già comincia a dare qualche cosa in più. Lì anche un TV? Sì, infatti l'ho spostato fino al 6. Che poi voglio dire, sono la proprietà è la stessa. Però che sia un TV se becchi i giorni, quindi almeno voglio un pochino. Per cui le informazioni con Marco. Okay. Sì, no, ma è un tema sul quale stiamo riflettendo, no? La capacità delle testate generaliste, insomma, di raccontare la progressione del paese verso un modello innovativo, ciò che poi fanno le nostre testate con più forza, ma con una capacità di intercettare l'opinione pubblica assai più circoscritta rispetto alle grandi alla testate. Solo due hanno la sezione ambiente tra i grandi giornali, i grandi giornali italiani, Repubblica e La Stampa. La Stampa, io ti parlo del mainstream, sì. Cartaceo, sito web, la sezione la Stampa, ambiente. Sì. Però io non dire una carognata che non finisce più, che l'hanno solo per delle ragioni pubblicitarie, pubblicità ambientale è una di quelle che ti non penso sia una scelta
educativo, etico. Comunque vedono, c'è una strategia dietro, diciamo. È chiaro, ovvio. No, posso fare un sondaggio qui sul tavolo? Quanti di voi conoscono la vicenda dell'Ilva o l'hanno almeno sentita nominare una volta? Sì, vabbè, tutti. Quanti di loro invece conoscono la storia di Matrica? Allora ce la racconti. Da Porto Tolle a Porto Torres, una delle ragioni della confusione di prima, perché questa realtà imprenditoriale che sta nascendo in Sardegna, a Porto Torres, vede insieme la cara vecchia Eni, che lì aveva un polo chimico industriale di vecchio tipo, insieme alla Novamont, che è l'impresa umbra di Terni, che ha sviluppato il Mater B ed è il leader mondiale, mi sembra, sulla bioplastica. E c'è stata una grossa crisi industriale del polo chimico. Vi ricordate l'isola dei gas integrati? Qualche anno fa ebbe una grossa eco su Facebook. Erano esattamente gli operai di quell'impianto che erano in mobilitazione perché rischiavano di perdere il posto di lavoro, e l'avrebbero con ogni probabilità persa, perché quell'impianto lì diventava diseconomico, diventava inadeguato rispetto agli interessi della proprietà e sarebbe stato destinato alla chiusura. Grazie ad alcune alchimie dovute anche alla capacità del movimento ambientalista, in qualche modo anche del Legambiente, di tessere relazioni e costruire scenari di innovazione, Novamont ed Eni hanno costruito una joint venture dando vita a Matrica, credo che si pronunci Matrica forse, Matrica o Matrica, nel centro quando verifichiamo, che è un polo industriale in riconversione, dovrebbe essere operativo durante i prossimi mesi. Il tuo cognome Azzoli, sì, se deriva dalla Sardegna, ti aiuta a correggere. E che diventerà uno dei poli industriali di punta nel settore delle bioplastiche. Allora, è giusto conoscere le vicende dell'Ilva, perché fanno parte dell'attualità ed è una dimensione tragica quella che si sta vivendo nella città di Taranto. È giusto conoscerla quella storia, ma quanto è utile che l'opinione pubblica conosca storie e processi d'impresa su grande dimensione come quello di Matrica in Sardegna, perché quella è la strada da seguire probabilmente. Una volta tanto il governo è arrivato in tempo, siamo stati tra i primi a il famoso decreto sui sacchetti. Certo, noi siamo, come dire, un paese all'avanguardia in Europa rispetto ai sacchetti in Mater B. Hanno tentato poi di snaturarlo. Hanno tentato di snaturarlo, però quella è la strada, e su questo anche l'informazione dovrebbe spendersi di più, perché si riesce a costruire uno scenario motivante per pubblica che aiuta a capire quanto la green economy, oltre a rappresentare un'ottima soluzione su piccola e media scala, è anche utile quando si tratta di riconvertire l'industriale di un certo peso, perché la sfida della green economy deve essere anche quella di sapersi misurare con la dimensione dei grossi siti industriali, fermo restando che la vocazione dell'economia italiana sarà centrata con ogni probabilità sulla piccola e media impresa, però quel problema lì non è che lo possiamo abbandonare a se stesso, quello della riconversione dei grossi siti industriali. No, io volevo aggiungere, volevo chiedere qual è stato il ruolo dell'amministrazione pubblica in questo processo, cioè da chi è partita questa... Guarda, è stato un accordo fra imprese. Sì, no, imprese. Quindi va ancora a confermare che comunque quando parliamo di classe dirigente non parliamo solo di politici, anche di imprenditori, di manager, di capi d'azienda che guardano al nuovo. La classe dirigente di un paese è fatta da più soggetti, non solo da questo. Posso aggiungere che sul tema auto elettrica facciamo poi un fuoco specifico, perché è uno dei temi che mi fanno venire il pelo lungo. Lo dico da buon torinese, concludendo un po' il ragionamento di Marco, una delle bellissime esperienze è quella della Ecoplan di Domenico Cristoforo, che sto leggendo che oggi ha vinto l'Oscar della bioarchitettura per il suo brevetto di pannelli fatti riciclando l'olio di sale, cioè gli scarti della lavorazione delle olive, la salsa, con la plastica. Ha vinto l'Oscar della Visione, mi sembra, si trova. Lui
lui si trova, stavo arrivando là, cioè lui ha vinto questo Oscar per la bioarchitettura, quindi a livello internazionale un riconoscimento straordinario, ed è un imprenditore che lavora a Polistena, cioè in una delle zone più inguaiate dal punto di vista di Ndrangheta, senza l'aiuto di nessuno. Però è una realtà straordinaria che noi abbiamo premiato, abbiamo incentivato in tanti modi, abbiamo premiato almeno due volte anche al primo ambiente legalità, che dimostra come c'è quest'Italia che lotta non soltanto dal punto di vista repressivo, diciamo, dalle istituzioni probabilmente dette, ma anche ad una bellissima imprenditoria che è capace di innovazione, di sviluppo, e capace di togliere brodo alla criminalità organizzata e fare degli smacchi alla criminalità organizzata molto, molto forti. Lui è un esempio, ma come tutta la gestione, per esempio, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dove si destano percorsi di, no, di nuova economia, per esempio non soltanto la pasta, la mozzarella di bufala che vengono prodotti dalle cooperative sui beni confiscati alle mafie, ma anche per esempio la calcestruzia di Cina, un cementificio confiscato a Bos Virgia a Trapani, un cementificio di mafia che oggi, grazie a una cooperativa di Libera, fa cemento riciclando gli inerti, cioè ciò che l'Italia non fa. In altre parti d'Europa si ricicla anche l'80-90% di inerti, in Italia siamo intorno al 12%, una cazzata, prendendo in considerazione che gli inerti poi hanno un volume significativo, quindi sono, diciamo, tra i principali responsabili del riempimento delle discariche. Quindi in Italia mandiamo tutti in discarica quando potremmo riciclare. Chi lo fa, chi ricicla materiale, lo fa una cooperativa intera di Cosa Nostra, quindi nel territorio di Matteo Messina Denaro, fa un calcestruzzo pulito dalla mafia, pulito perché è compatibile. Quindi l'Italia è anche questo, cioè questa duplice veste. Chiaramente queste storie vengono raccontate di meno perché, come al solito, il male è più fascinoso, è più affascinante. Beh, quindi è molto, ci serve pure una mano, però, esatto. Scusa Marco, però noi cerchiamo sempre di bilanciare, cioè anche il rapporto con mafia, cioè è un pretesto, è una fotografia che è quantitativa in senso numerico, anche qualitativa, un racconto di storia che cerca di fare una fotografia ma per chiedere risposte. Cioè si valorizza il lavoro di repressione, di prevenzione, quel poco che c'è, ma anche e soprattutto per chiedere risposte alle istituzioni. Incomiabile. Quindi c'è sicuramente, come si diceva prima, ci sono diverse, perché poi abbiamo toccato tutto lo scibile, già nelle prime, diciamo, la prima parte, diciamo, del ragionamento. Vedete, ci sono diverse motivazioni che hanno portato a questo stato di fatto. Sicuramente una motivazione culturale, è sempre importante, cioè l'idea di considerare l'ambiente come un pozzo senza fondo, come un luogo da distruggere, da ricostruire a propria immagine e somiglianza, è un'idea illuminista che no, viene rafforzata dal positivismo, da questo culto della scienza che, diciamo, non ha visto svilupparsi anche un'etica della responsabilità di cui parlava Jonas negli anni 70. Gli illuministi, lasciamoli stare in pace. No, diciamo, è nata lì questa idea della ragione, diciamo, che si emancipa dal diritto divino, ha fiducia cieca nella ragione, quindi nella scienza, che porta anche, sicuramente gli umanisti non avrebbero mai accettato i risultati nefasti al quale siamo arrivati, però diciamo c'è questa cultura, no? Io racconto un esempio, cioè io sono siciliano, sono nato a Milazzo, abbiamo una raffineria alle Calcagna, io mi ricordo che andavamo a mare scortati con le buste piene di olio perché ci dovevamo pulire dal catrame che ci riempiva tutti i costumi, anche non si vendevano costumi bianchi eccetera. Io mi ricordo che questa situazione non è stata mai condannata da nessuno, c'era una situazione tollerata, che siamo un po' tutti ecomafiosi almeno nella nostra non capacità di difenderci e direi anche diciamo ecomafiosi è un termine un po', diciamo, no, dobbiamo viverlo su di noi, non dobbiamo viverlo sugli altri, però ecco l'idea, insomma, poi di raccontare questo aspetto col mio libro, cioè, era proprio questo, di uscire da una logica eminentemente giudiziaria per raccontare anche dal punto di vista, diciamo, culturale, che poi diventa politica, diventa legislazione. La legislazione risente di questo, di questo aspetto, come risente del fatto che l'economia e politica in Italia sono sempre andati d'accordo, e non è un caso è chiaro che nelle RCS c'è i dolcementi, è chiaro che i grossi gruppi anche finanziari, bancari, finanziari regionali, questo lo sappiamo, ma è chiaro che la legislazione ambientale ancora oggi è carente, di carattere soprattutto contravvenzionale,
dipende da questo. Cioè, si è data la possibilità alle industrie di poter creare sviluppo, quindi sicuramente ha risolto dei conflitti sociali, no? Scaricando tutti i costi sull'ambiente. C'è stata una deregulation in campo ambientale che dura fino a oggi. La prima normativa sui rifiuti è del 97, col decreto Rocchi, seria. Prima non è stata, non c'era, c'è una normativa molto, molto lasca che consentiva di tutto. Io ci ho parlato con gli industriali che hanno sempre candidamente ammesso di aver scaricato sempre in mare, in atmosfera, di aver creato accanto ai loro siti delle discariche, poi venivano tutto nascosto e diventava tutto pianeggiante e poi si costruiva la storia. Quindi ciò che ha fatto la camorra in maniera, diciamo, esagerata, la grossa industria l'ha fatto in certi aspetti quando le leggi gli hanno consentito. Ricordiamoci che l'Italia ha esportato in giro per il mondo i suoi veleni, questo, diciamo, è abbastanza cronaca, l'ha esportato in giro per il mondo, nei paesi soprattutto del sud del mondo, a dumping ambientale e quant'altro. Quindi ci sono diversi aspetti che hanno creato le condizioni affinché, diciamo, lo sviluppo anche industriale e economico si è svolto a scapito dell'ambiente e della salute dei cittadini, facendosi forte anche di una cosa, cioè i reati ambientali sono reati senza vittima. Poi, diciamo, questo è un po' il tema, no? Senza vittima ben definito. Lo potrebbero fare gli scienziati, che potrebbero dimostrare, però arrivano sempre 20 anni dopo, perché gli studi hanno bisogno di tempi, di cluster temporali, no? Almeno 20 anni, 30 anni. A Napoli mancano i registri di tumore, quindi è chiaro che, no? È difficile andare a monitorare, a dare dei nomi e dei volti alle vittime della, diciamo, non soltanto della criminalità ambientale, ma di un modo scellerato di considerare l'ambiente, tenendo sempre in considerazione che il potere economico industriale è in grado non soltanto di manipolare l'informazione, di gestirla, di tenerla per quelle cose lì, ma anche di controllare e gestire la scienza. Faccio un esempio: quella querella che c'è stata sulla rivista americana Thyroid, i medici che dimostravano l'aumento esponenziale della malattia del cancro alla tiroide, secondo alcuni scienziati, non so se pagati o meno, però sostenevano che questo aumento di cancro alla tiroide, soprattutto in aree come la campagna, dove c'era quel casetto, fosse dipeso da una migliore capacità diagnostica. Quindi ancora oggi siamo qui, non ci sono a parte lo studio dell'Istituto sulle Sanità, cioè un solo studio che ha dimostrato l'evidenza scientifica, però siamo ancora qui se effettivamente scaricare i rifiuti tossici in un terreno agricolo o in acqua o in mare crea danni alla salute. Però ci sarebbe il principio di precauzione, esatto, che non viene applicato. Esattamente, però, il principio di precauzione che non viene sistematicamente applicato. Poi lo riuscirò a sottile, lo stesso problema, cioè con l'inceneritore Scusa, ti sei ancora presentato? Ah, io sono Giuseppe Iasparra, giornalista ambientale, collaboro principalmente con Notiziario Web Eco dalle Città, curo un blog su Green Me, il Nettuno. Esatto. Ciao. Ora ci conosciamo. Celle di dove? Giuseppe. Mi veniva in mente il caso Amianto, il Nettuno. Nel senso, negli anni 60, e quello è poi... Che lo sapevano, che portava, come il CVM, il cloruro di vinile monomero, si sapeva fin dagli anni 40 che creava il carcinoma a fegato, questo l'ha provato anche Casson, si sapeva, però questi studi venivano chiusi negli armadi e ai lavoratori, i dirigenti aziendali davano un brick di latte quando finiva il turno di lavoro. Anzi, e gli stessi imprenditori facevano controinformazione, cioè mistificando completamente in realtà i risultati, le cause secondo gli imprenditori erano le cattive abitudini, perché tutti quanti erano dei alcolizzati, la gente che beveva, fumava e faceva sicuramente la propria vita, aveva una vita disordinata. Queste erano le motivazioni fino a tempi recenti. Il piano regolatore di Venezia negli anni 60 diceva che in quell'area là di Porto Marghera ci sarebbero state quelle industrie che inquinano, devastano l'ambiente. Era proprio scritto nero su bianco, però veniva accettato. Cioè, non so quanti hanno fumato, quanti hanno smesso, ma sono cose che facciamo. Con la carne è la stessa cosa, ce lo stanno dicendo della carne, oltre a far fuori gli animali, che è già una cosa, la carne fa inquina, no? C'è bisogno, fa un sacco di biogas, sono pieni di anabolici, noi lo mangiamo tutti, cioè qua il prosciutto l'abbiamo mangiato, quindi siamo noi i primi, cioè queste cose qua più che... Sì, però bisogna in qualche modo
distingue le responsabilità, cioè la responsabilità del consumatore, la responsabilità del produttore, la responsabilità politica, la responsabilità giudiziaria, perché spesso i magistrati... Mi ricollego un'altra volta a Matrica, che in realtà sono andato a vedere un attimo, l'informazione c'è. Sì, cioè, però noi, non ce l'avevamo presente, diciamo, questo da. Non è interessante. Beh, dipende anche dal volume dell'informazione. No, io ho 4 giornali al giorno, non le è. C'è anche un problema di volume dell'informazione. C'è, certo che c'è. Qua. È un'informazione, diciamo, con una dimensione magari. Adesso è passata. Possiamo dire che quando quale capacità di fuoco, però Marco, quando c'è una notizia che stavamo vedendo con Alessandro, interessante, scusate, il mais OGM provoca il cancro, virgolettato, Mosca blocca l'import della Monsanto sulla base di uno studio francese. Sembra che in Russia il principio di precauzione ci rende applicato. Parliamo della Russia, delle motivazioni politiche, economiche, sicuramente non sono fido. Prego. Sì, una cosa che ho fatto per meritarmi questo, che lei era moglie al marito che era l'amica tedesca. Adesso sì, pensate al titolo, sì, del potrebbe film. Essere. Cosa ho fatto per meritarmi questo? L'angolo addomovato. Cioè, è rimasto lì un quadro, tutto un sotto camp loro. Adesso dopo ci sarà nell'intervallo, allora a pranzo per punizione lo tengo in due film. Prego. Allora a me è capitato di sentire, penso tutti, alcune trasmissioni dove si... C'era qualcuno che usciva e chiedeva, cioè, diceva, ma secondo voi qual è la causa di questa crisi mondiale, questa crisi economica, questa crisi finanziaria? E poi alla fine della fiera rimaneva sempre tutto lì. Dal mio punto di vista, poi, ripeto, è sempre tutto opinabile, nessuno ha mai tirato fuori, ad esempio, il discorso che è una delle cose più antiche del mondo, che ha sempre seguito l'uomo, la sete di potere e la sete di denaro. Quindi questo fa chiudere gli occhi a tutti, chi può sopravanza, tira fuori sempre qualcosa di più e abbino a questo la ricerca della felicità, cioè si va a cercare la felicità sempre attraverso questi mezzi che non portano a niente, ci si incarnisce sempre di più, quindi c'è una guerra a fare sempre di più, sempre più veloce, stiamo andando a una velocità folle, non ci rendiamo conto che non parliamo, non comunichiamo e non siamo felici. Ad esempio la creatività nei prodotti che vediamo in giro non c'è più, tutte le macchine sono uguali, ci sono delle fasce e le macchine sono standardizzate, non riconosci più una macchina da un'altra, quindi secondo me la creatività può portare a essere felice, è uno dei mezzi, ce ne sono tantissimi, ma se io non realizzo, devo solo fare delle cose perché devono servire a vendere, non realizzo me stesso, non tiro mai fuori quel qualcosa che veramente mi può far esprimere e farmi star bene. Quindi io non vedo mai questo parlare della felicità come della semplicità, cioè delle cose proprio basilari di tutti i giorni. Mi sembrano discorsi sempre fuori dal mondo, sempre. No, no, io personalmente mi trovo a volte a parlare di decrescita, dici così che sei un fricchettone fuori dal mondo, contro lo sviluppo, invece si sta, come accennava lui, cercando di proporre un modello diverso. Io vi butto lì invece un'altra. Posso solo una cosa? Secondo me questa cosa qua, nel senso, secondo me questa sono due cose, nel senso che secondo me per come la vede la felicità, eccetera, uno deve sapere cosa vuole, no? Che è una cosa, è proprio un problema di sapere. Il resto secondo me è la natura, noi siamo fatti così, cioè gli alberi si spostano e cercano di marcare il Sahara. È la natura, è la nostra natura che ci porta a essere veramente competitivi su un certo punto di vista. E poi aggiungo solo l'ultima cosa, secondo me la crisi, lo dico ridendo, è nata dal muro di Berlino, grazie al cielo, nel senso che con tutto rispetto spero che la risolvano, che la gente torni a lavorare, eccetera. Abbiamo vissuto per anni noi alla faccia degli africani, dei cinesi, delle dittature, eccetera. Questi hanno buttato giù il muro, si è aperta un'Europa, non c'è democrazia nel vero senso della parola, però c'è un sacco di gente che prende risorse perché le vuole e sta meglio. Le risorse del mondo sono quelle che sono, adesso dobbiamo dividercele, non ce le dividiamo più tra gli Stati Uniti e Europa, ce le dividiamo insieme a una moltitudine di altre persone, per fortuna, che cominciano a poter fare e godersela come ce la godiamo noi, e quindi le risorse sono meno. Speriamo. Però bisogna vedere se ce la godiamo veramente. No, ce la godremo di meno perché devono godersela anche loro. È così. Correndo sempre in un modo di godere che cosa vuoi veramente. La parola godersi di meno perché questi stanno scaldando. No, ma infatti, e ultima cosa poi aggiungo, secondo me parliamo tanto di più. Questi cosi qua a me permettono di parlare in maniera... Cioè riesco a parlare molto di più di quanto... Io
invece dei grossi dubbi che queste cose qua veramente facciano dire quello che siamo dentro. Per uscire dal momento filosofico di grande interesse, il prossimo anno inviteremo più filosofi e meno addetti ai lavori. Io mi tengo un praticone, quindi cerco di riportare a livello pratico. Allora, Andrea ha già introdotto un tema che è quello della decrescita. Allora, in questo periodo, ammetto di dare una chiave interpretativa mia. La comunicazione, che guardavo questa mattina i soliti telegiornali del mattino, noi siamo sempre preoccupatissimi, ci fanno preoccupare più di quanto siamo già preoccupati sul fatto che siamo in recessione, ovvero sia che il nostro prodotto interno lordo, secondo le regole dell'economia, è inferiore e siamo in recessione. Ora, la domanda che nessuno fa mai è agli economisti, no, gli economisti la fanno, ma i politici è ok, ma quindi e soprattutto è impossibile che ritorneremo fuori dalla recessione, salvo che succedano dei miracoli. È il tema che che ponevo ieri sera a cena. Io vivo in Torino, che siamo alla Fortunelli, la città, siamo la città con il più grosso debito pubblico d'Italia, sicuramente pro capite, e mi chiedevo se è impossibile tecnicamente che ne usciamo vivi. Se non facendo qualche cosa, io sono ormai un credente del default, cioè mandiamo a carte 48 perché sennò non si riparte, ma questo è un problema, cioè una mia valutazione. Però si sta parlando molto, cioè la preoccupazione dei politici, oltre a una preoccupazione tipo finanziario stretto, legata all'indebitamento e quindi alla necessità di mantenere il costo del denaro che noi dobbiamo andare a comprare, il finanziamento dello Stato che ci determina un costo che non sia troppo alto, perché sennò poi il meccanismo si spiralizza. Però il primo problema in questo momento è quello, con tutte le manovrone. Ieri mi sembra che gli spagnoli si siano beccati una nuova manovra, non so neanche quel numero sia, sequenziale, a 38 milioni di euro, miliardi di euro, il giorno prima che stava menando la situazione di fretta. D'altro punto, poi ci siamo dimenticati per strada la Grecia, ma lì siamo fuori gara, perché lì hanno fatto bene di partire falsificando il bilancio, quindi lì comincio già con i piedi un po' malmesso. Però il fatto che si parla sempre della cioè il problema sia la non crescita, quando non sappiamo se davvero riusciremo a ricrescere concettualmente, cioè no, numericamente, secondo quelli che sono gli standard economici, quindi il primo problema. Secondo problema, lo buttiamo dopo, è quello dell'auto elettrica. Il terzo problema è quello dell'informazione, cioè del fatto che comunque noi abbiamo un sistema, anche qui si tocca un dente a me molto scoperto, di editoria assolutamente impura, che a seconda di quelli che sono, se vogliamo, gli interessi piuttosto che le tendenze, eccetera, eccetera, cioè il fatto che pochi giorni fa qualcuno chiedesse la testa di, come si chiama il giornalista del Corriere che periodicamente scrive, quello, perché ha scritto degli articoli troppo indagativi su determinate attività dei proprietari, cioè di quelli del patto del sindacato di RCS, cognomi, mi sembra che io mi preoccupo molto più di quello che stia succedendo, per quanto assolutamente poco gradevole, direi anche profondamente ingiusto, perlomeno sulla scala dei valori della giustizia, che ha buona salute, tanto per non farlo, che un giornalista, perché fa il suo mestiere, rischia di essere preso a calci nel culo nella maggiore testata italiana, non è bello. Però volevo uscire dal momento depressivo. Bene. Ovvero sia. Grappa. No. Se poi vogliamo fare anche una sorta tecnica per evitare svenimenti. Giustamente è iniziata in maniera spontanea, un bel tentativo da parte di alcuni di voi di raccontare dei casi positivi. Ecco, io quello che vi chiedo, e qui ne abbiamo già uno che viene dalla mia destra, ammetto che è tutto preparato. Se volete raccontare dei casi che vi vengono in mente di tipo positivo a livello territoriale, quindi in cui ci sia stata la partecipazione anche, se vogliamo, della classe dirigente o dell'ente pubblico, se vogliamo chiamarlo in senso esteso, o come è successo nel caso che citavi tu e ci citavate voi, in cui ci sia sostanzialmente una totale presenza del privato, come ve pare, però qualcosa di buono, no, ne abbiamo tanti, non è che poi... Abbiamo anche la fortuna di questo paese che non siamo a livelli dei tedeschi nel green qualcosa, però. Ma proprio per quello ci sono più anticorpi che sta
Noi sì. Prego, tocca a te. Dato pure lo sport. No, allora velocemente riprendiamo anche poi alcuni temi che sono stati trattati qua, nel senso che l'ambiente, in particolare i rifiuti, tutto il tema della riduzione, o meglio del recupero dei rifiuti e possibilmente della riduzione, grande tema per ridurre l'impronta ecologica, per anche abbassare l'entropia a livello internazionale. Noi in particolare ci occupiamo di RAE, cioè dei rifiuti elettrici ed elettronici, e l'idea da alcuni anni è stata quella in alcune carceri dell'Emilia Romagna, Ferrara, Bologna e Forlì, di tradurre questa attività di trattamento dei rifiuti e di riciclo, di riuso, unendola a un'attività di tipo sociale, che è la sostenere il recupero di persone che vengono dall'esperienza del carcere. Per esempio, qualcuno, mi sembra, tu accennavi a un certo punto a un problema di obbedienza, di un'educazione non sufficientemente proattiva e che mobilita la responsabilità. Questo, il sistema del carcere oggi, soprattutto in Italia, è un emblema chiarissimo, cioè l'educazione alla libertà comporta responsabilità, l'obbedienza e lo stile, diciamo così, che viene adottato a livello massimo nell'accompagnamento alla pena, genera in realtà situazioni che sono peggiori di quando escono o di quando entrano. Quindi è un tema importantissimo, peraltro la stessa amministrazione penitenziaria lo conosce, ma non è semplice da mettere in moto. La nostra idea è stata quella di dare un impulso a una concezione reinserimento alla libertà e alla legalità tramite un percorso che sia anche di responsabilità, di lavoro e di ruolo sociale. È un altro tema molto importante, questo è citato sul tema delle ecomafie e della dimensione dell'economia, è quello di introdurre delle dinamiche di economia sociale dentro l'economia profit classica. Anche questo è un tema, immagino, non è niente di nuovo a questa platea, ma il nostro progetto si gioca tutto sul rapporto tra cooperative sociali, come si chiamano in Italia, e no profit, poi altrove ha altri termini, ma è un tema molto dibattuto anche in Europa e anche in America. Tra l'altro il sistema cooperativo viene discusso in questo momento in America, diciamo, alcune elite universitarie americane, poi la verità è questa. Quindi l'idea di unire la capacità del non profit alla capacità finanziaria, ma anche di contaminazione dei sistemi profit. C'è un piccolo problema, se mi consente, su questo tema, come dire Berlusconi. No, finisco. Che il problema è qui, e tra l'altro un'altra cosa che c'entra con quel che stiamo dicendo, facendo i conti, e che il sistema delle cooperative in Italia in questo momento è in una forte crisi economica per il fatto che, avendo queste praticamente in buona parte, prevalentemente le sociali, come virgolette cliente, il pubblico con le non derive di pagamento, ovvero sia me ne fotto, per dire in termini tecnici, per il pubblico, alla fine il pubblico poi riesce perché è potente, perché spesso ha dei link con le fondazioni bancarie, riesce a, come dire, a patteggiare delle condizioni di rientro, mentre il privato non ce le ha e quindi saluta e se ne va. E questo è un altro dato di fatto gravissimo. Anche il privato, però il pubblico fatica di più, il cooperativo fatica di più. Quello è un problema. Ma è un altro tema di fare i conti. Poi in quello ci finiscono anche le attività ambientali. Poi svendono il territorio e via. E chiudiamo. Prego. Comunque. Aspetta, lasciami finire, che l'ho finita già io. Sì, perché dopo non. Voglio più tornare sopra, poi magari diremo la discussione. No, volevo solo dire in sostanza cosa facciamo e poi anche magari il sito di cui che abbiamo promosso, nel senso che di fatto significa avere dei laboratori, due dentro le carceri di Bologna e di Ferrara, uno fuori presso una cooperativa sociale del territorio di Forlì, che grazie all'intervento della multi utility del territorio che si chiama ERA, grazie a due consorzi di produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche nazionali che si
chiamano Ecolite, che è anche finanziatore Ecodom, grazie al partenariato istituzionale che è l'amministrazione penitenziaria, anche la regione Emilia Romagna, l'assessorato all'ambiente e alla formazione politica e sociale, e soprattutto grazie a 3 cooperative sociali, sono Gulliver, che sono tutti e 2 a Bologna, in Germoglia e Ferrara. Questo progetto sta andando avanti, si sta sviluppando da diversi anni e ci teniamo tantissimo che possa essere anche trasferibile in qualche modo. Insomma, la nostra ambizione più grande è questa, e anche che cresca il numero di persone che vengono assunte, perché la particolarità è che non ci sono dei sussidi, ma vengono assunte dalle cooperative, c'è un circolo finanziario per cui il profit paga il non profit perché smaltisca questi prodotti, cioè non ci sono sussidi pubblici. Il profit che ha bisogno di smaltire perché ha la responsabilità della catena del riciclo dei RAE, paga tra gli altri anche queste cooperative sociali che trattano il rifiuto, lo smontano, parliamo di lavatrici, lavastoviglie, piccoli RAE, cellulari, qualsiasi cosa che abbia una spina o una pila, lo smontano e lo restituiscono perché venga recuperato in svariati modi. Questo circolo virtuoso si autosostiene. No, faccio solo una citazione, poi ti passo, non so se lo volevi tu, mi fermi subito. C'è un problema, per esempio, sui RAE, se va al di là della nostra attività, a proposito dei temi, e che è una scarsa raccolta in Italia dei RAE. A ieri, a un convegno di ERA, l'altro ieri, che c'era in un altro workshop qua, un esperto di un gruppo di pensatori dell'ONU sul problema dei rifiuti elettrici ed elettronici, ha fatto una ricerca nel sud del mondo su come vengono gestite le filiere del recupero dei RAE in particolare, e paradossalmente emerge che alla fine l'efficienza della filiera europea non è molto diversa dall'efficienza della filiera africana, subsahariana. Perché? Perché nella filiera europea, dove c'è raccolta, non mi ricordo più, rimaneggiamento, rimessa in circolo, credo, è forte l'ultima parte ed è debole la raccolta. Nella filiera africana è molto forte la raccolta, viene raccolto tutto, lì non si perde niente. Poi è un po' debole nella corretta riutilizzo, riuso, rimessa in sicurezza anche dei prodotti o dei materiali. Per cui questa è una cosa curiosa di cui anche noi come progetto Rai in Carcere studiamo un po' di problematiche, perché non sempre abbiamo abbastanza tonnellaggi da lavorare per dare lavoro poi alle persone, che è il nostro scopo finale. Lascio solo un attimo la parola a Paolo, perché una precisazione, cioè il finanziamento del mondo profit non è un finanziamento meramente assistenziale. Adesso vi snocciolo anche 2 o 3 numeri per dimostrare che è un'attività vera e propria che si autosostiene. Per dire, i 2 laboratori di Bologna e Ferrara che sono all'interno del carcere e trattano i grandi bianchi, gli R2 lavatrici in buona sostanza, all'agosto di quest'anno sono partiti uno nella fine 2009, luglio 2009 quello di Bologna e febbraio 2010 quello di Ferrara, hanno trattato quello di Bologna 670 tonnellate fino a questo momento, quello di Ferrara 570 tonnellate, quindi cifre anche importanti considerata anche la tipologia di lavoro meramente manuale, quindi se vuoi qui c'è anche una forma di decrescita, un ritorno al lavoro vero e proprio, non un lavoro industriale fatto solo da macchine gestite direttamente, ma avrebbe delle potenzialità notevoli un lavoro manuale dove fra l'altro il recupero è sicuramente superiore di quello di un processo industriale. Si pensa a circa un 90% di frazionamento dei materiali da poi conferire per il recupero, forse superiore a quello di un processo industriale. Anche perché, scusa, mi permetto, visto che mi tiri, no? Nell'ottica della crescita, uno dei, no, perché appunto dicevo oggi a Mario che mi sono trovato a entrare in contatto con questa realtà che all'inizio credo fosse una fricchettonata, dopo essere stato in Germania appunto e vedendo che si parlava di leapfrogging, quindi portare il livello di sviluppo che c'è adesso nei paesi in via di sviluppo per farli prendere la stessa strada, e lì mi sono chiesto
va davvero bene così o finiamo nei guai entro 20 anni, chiusa parentesi. È il tentativo di dare anche tornare a dare importanza all'aspetto qualitativo del lavoro, quindi per sfruttare queste opportunità e dare un senso a quello che si fa. Permetto di... Vi siete ispirati a qualche esperienza realizzata altrove o è stata una... Che diciamo, sappiamo, forse siamo start-up. No, questo è stato uno start-up autonomo. Dovuto, va detto, soprattutto nella fase iniziale, alla... Era appena uscita la norma europea sul recupero dei RAI, perché 2005. Fino al 2005 nessuno si sarebbe mai sognato, in parte ancora oggi purtroppo, di buttare un FON, di andare all'isola ecologica col FON. E ancora oggi appunto manca però un sistema di raccolta, nessuno di noi penso avrebbe in mente di fare 10 km per buttare via un FON in un'isola ecologica oggi, forse questo sarebbe interessante da tematizzare. Io li ho fatti, ma mi sono chiesto se non ho inquinato di più. Vabbè, ma devi portare più cose, devi andare ogni volta più forte. Però insomma una campagna di mediazione c'è, quello che si sta facendo adesso con me. Concludo solo con l'ultimo lato di un acquisto. Ma è quello, infatti è questo il problema. Certo. In futuro l'Unione Europea, infatti il problema nell'intercettare è uno scambio. Beh, la lampadina già oggi è regolata in questa maniera, cioè c'è l'uno contro uno. Sì, con l'uno contro uno. Beh, no, appena concluso. Su tutti no, non viene, non si realizza, però. Dovrebbe essere. Però dovrebbe essere così, anche uno contro uno su tutta una gamma. La distribuzione grande e piccola, se tu vai. Però per intercettare bisognerebbe invece dare la possibilità al cittadino di portare il prodotto al primo negozio e lasciarlo lì, anche non a fronte di un acquisto di uno nuovo. Lo so che infatti il problema secondo me di intercettare i RAI è dato da questo. Comunque anche la loro esperienza conferma come aspetti virtuosi sotto il profilo ambientale, no? Siano riabilitanti sotto il profilo della legalità e sotto il profilo sociale, come raccontava prima anche Antonio, che ha evidenziato come di qualificazione ambientale e legalità vadano di pari passo. Anche nella vostra esperienza mi sembra che ci sia un nesso tra qualità ambientale, tra processi sotto il profilo ambientale e politica di riabilitazione, di riqualificazione. Sono proprio i trafficanti di rifiuti, che loro hanno i magazzini vuoti, ma infatti le aziende ci chiedono che arrivano lì. Container vanno in Cina, però secondo me sono in Africa. Farei concludere Paolo, se ho interrotto io tra di voi. No, concludo poi con l'ultimo dato del progetto a Forlì, che è quello che poi sta più, mi sento più rappresentante di questo progetto, facendo parte di questa cooperativa che lo gestisce, che tratta di R4, cioè piccoli elettrodomestici e rifiuti da e computer. Fino a questo momento ha gestito 440 tonnellate, anche qui dato estremamente importante, considerato anche la tipologia di... 2009. Esatto, da settembre 2009 esordito questo laboratorio. E gestiamo, qualcuno dice, delle vere e proprie miniere moderne, perché i vecchi processori hanno componentistiche pregiatissime. Oro. Sì, oro, i vecchissimi processori. E qualcuno sarebbe anche disposto a pagarceli in maniera adeguata, giustamente dentro questo circuito virtuoso, e quindi vengono riconferiti poi alle società, società che ci hanno offerto poi questa opportunità. Come si chiama il progetto? RAI in carcere. A proposito di come si chiama questo progetto, noi siamo anche qui per presentare il sito web, che da pochissimi giorni in fase beta è online, che è raincarcere.org, dove abbiamo già inserito questi dati che vi ho detto, dei tre laboratori, e vuole essere una vetrina soprattutto per tutti gli attori, ma per le tre cooperative che operano, sperando poi di ampliare
fosse possibile anche la platea dei fruitori dei servizi che danno i tre laboratori. Ristretti Orizzonti l'avete mandato? Sì, Ristretti Orizzonti è un partner del progetto comunicativo. Sì, certo. È la più importante da andare a cercarsi in Italia. Ma poi quando poi a chi li date poi? Allora, il circuito è dai consorzi, dai due consorzi RAI, provengono ai laboratori e vengono la frazione disassemblata viene restituita a loro. Poi consorzi. Sì, nel caso di Forlì, che è quello che conosco meglio, il consorzio Ecolite si muove attraverso un organo, un braccio operativo che è una società toscana che si chiama. Li vende poi. Ecco, su questo non credo. Credo che vengono completamente riciclate. Almeno fino a qualche mese fa avevamo rapporti con una società veneta che avevano dei loro impianti che recuperavano il materiale plastica, ferro, metalli non ferrosi. Cioè capire come si chiude poi il ciclo anche per comunicare questo. Sarebbe interessante. Sì, è vero. Comunque nella popolazione dei detenuti c'è grossa attenzione su questi temi e c'è una forte disponibilità ad impegnarsi anche in termini. Quindi se noi mandiamo i nostri politici a fare un giro, un'esperienza pratica in carcere, potrebbero imparare, hanno del tempo, studiano. Poi il lavoro manuale voglio dire. Cioè, lei voleva dire una cosa, allora mozione d'ordine. Mozione d'ordine, due interventi, poi breve pausa tecnica che vedo alcune vicine impegnate. Per me bisognerebbe portare il libro di Marco Gisotti nelle istituzioni carcerarie, perché bisogna portare la cultura del green job, anche Marco, la cultura del green job nella popolazione carceraria, perché sono persone destinate poi ad uscire da quella condizione e devono sapere che intanto il mondo del lavoro si è aggiornato e loro possono sperimentarsi su professioni di questo genere. Interessante. Mandiamo i politici in carcere a imparare, decidiamo poi come fasare il tutto. La soluzione per la classe dirigente può essere prego. Altri esempi positivi, magari dopo lo spazio. Tu puoi aspettare il dopo spazio, dopo sì, per me pausa. Una buona idea. Aspetta che ci hanno messo un po' negli ultimi giorni.